pianista raffinato di un quartetto di giovani talentuosi sul palco del Teatro Petrarca. Sono stati infatti Bruno Canino e il quartetto Adorno i protagonisti del nuovo appuntamento di Arezzo Classica, il cartellone che porta in città alcuni dei più importanti interpreti per un viaggio all'insegna delle emozioni. Questa bella unione di ragazzini e del maestro che già insomma è un po', non dico che è vecchio, il maestro è a un'età già che incomincia a essere considerata, ed è bellissimo questa unione intorno al quintetto di Brahms, questo capolavoro della musica da camera. Sì, beh, unisce le diverse generazioni, perché io potrei essere loro nonno, ma è un gran piacere per me suonare con questi giovani valorosi, e poi adoro il quartetto, penso che sia una missione che anche le istituzioni dovrebbero coltivare un po' di più. Sono degli esempi per tutti noi, è un motivo di crescita e anche un motivo di orgoglio. Una serata particolarmente di classe, direi questa, oltretutto in un orario storico, perché non è una soirée, è un pomeriggio di musica come spesso ce ne sono in Italia ai massimi livelli, e il teatro pieno, perché abbiamo venduto tantissimi biglietti, ci conferma che l'appetito degli aretini si sta incrementando e si sta anche raffinando, secondo me. Credo che questo spettacolo probabilmente qualche anno fa non avrebbe avuto questo successo di folla. E quindi il lavoro che stiamo facendo insieme alla Fondazione, insieme alla Scuola di Musica di Fiesole, credo che stia dando i suoi risultati. Il gusto degli aretini sta migliorando, sta aumentando, e sempre più attenzione c'è verso la musica.